Buongiorno, oggi è martedì ed è il 4 settembre del 2018. Ieri riflettevo ad un passo straordinario che è scritto negli Atti degli Apostoli che mi ha fatto molto riflettere a volte a quelle che sono le richieste oggi delle persone che credono. Ed è scritto in Atti al capitolo 4 dopo che gli apostoli furono rilasciati, è scritto al versetto 23, leggo testualmente: quando furono rilasciati ritornarono dai loro e riferirono tutte le cose che i capi sacerdoti e gli anziani avevano loro detto. All'udire ciò, alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide, tuo servo, perché si sono adirate le genti e i popoli macchinano cose vane. I re della terra si sono sollevati, i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Poiché proprio contro il tuo santo figlio che tu hai unto si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Attenzione qua c'è la preghiera. Ed ora, Signore, considera le loro minacce, concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si compiono segni e prodigi nel nome del tuo santo figlio Gesù. E dopo che ebbero pregato, il luogo dove erano radunati tremò e furono tutti ripieni di Spirito Santo e annunziavano la parola di Dio con franchezza. Poi continua, ed è straordinario e spettacolare. Riflettevo ieri ancora una volta questa richiesta della Chiesa, dei credenti. È bellissimo qua al versetto 29: considera le loro minacce e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola con ogni franchezza. La parola franchezza significa libertà di parola, significa essere spontanei, essere pienamente convinti che quello che stai dicendo è la verità. Ed è particolare perché la Chiesa in realtà non chiese l'unzione. Loro non chiesero potenza, loro non chiesero autorità, loro non chiesero fede, loro chiesero franchezza. Perché? Molto spesso noi continuiamo a chiedere a Dio delle cose che Lui ci ha già dato. Non chiedere a Dio l'unzione, già ce l'hai. Non chiedere al Padre l'autorità, già l'hai ricevuta. Non chiedere a Lui potenza né fede, perché abitano dentro di te. L'unica cosa di cui abbiamo bisogno è la franchezza per poter parlare, per poter dire con assoluta certezza, assoluta sicurezza, questa si chiama fede, quello che in realtà è dentro di noi. La franchezza è la capacità di esprimere in realtà con le parole e con le azioni tutto quello che noi già crediamo e mettere letteralmente fuori tutto quello che è stato depositato dentro. Quindi desidero incoraggiarti a non chiedere al Padre delle cose che già hai ricevuto. Non hai bisogno di più potenza, hai tutta quella che ti serve. Non hai bisogno di più autorità, non hai bisogno di più fede. Gesù ha detto: se usaste la vostra fede che è già dentro di voi, voi potreste già dire a questa montagna: sposta di qui e gettati nel mare. Basta una fede quanto un granello di senape. Non sta dicendo che la nostra fede in quantità è come un granello di senape dentro di noi. Gesù sta chiaramente insegnando con una parabola, dicendo: non è la quantità della fede che rende grande le cose che tu vedrai, perché non è importante quanta fede hai, quanto grande è la tua fede, è importante quanto è grande Dio nel quale tu credi. E allora la Chiesa, essendo pienamente consapevoli di quello che già aveva ricevuto, Gesù disse loro in Atti 1: sappiamo, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni. Loro ricevettero potenza, avevano la fede, avevano l'autorità. Ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli. Questo disse Gesù in Matteo 28:18. Quindi dobbiamo essere consapevoli che abbiamo tutto quello di cui abbiamo bisogno per fare tutto quello che Lui ci chiede di fare. L'unica richiesta che noi leggiamo della Chiesa fu l'annunciare il Vangelo con franchezza. Questa è anche in realtà la richiesta, se ci facciamo caso, anche di Paolo. Guardate qua in Efesini al capitolo 6, al versetto 18, quando lui insegna sulla
sull'armatura del credente, dicendo: pregando in ogni tempo con ogni sorta di preghiera e di supplica nello spirito, vegliando a questo scopo con ogni perseveranza e preghiera per tutti i santi. E poi dice, poi fa una richiesta alla chiesa di Efeso, Efesini 6:19: pregate anche per me, affinché quando io apro la mia bocca mi sia dato di esprimermi con franchezza, per far conoscere il mistero dell'Evangelo, per il quale sono ambasciatore in catene, affinché lo possa annunziare con franchezza, come mio dovere fare. Paolo è incredibile, perché scrive questa lettera dalla prigione. Lui sta scrivendo dalla prigione, e c'era un motivo per il quale lui si trovava in prigione. Lui si trovava in prigione perché annunciava il Vangelo con franchezza. E cos'è che chiede alla chiesa di Efeso? Pregate per me affinché mi sia dato di esprimermi con franchezza. Dice: affinché quando io lo annunzi lo possa fare con franchezza, come è mio dovere fare. Quindi era una persona inarrestabile. Dice: io sono in catene, ma la parola di Dio non è incatenata. Lui scrisse a Timoteo nella sua seconda lettera. Allora questa è la richiesta, quello che ci rende sempre più coraggiosi, sempre più franchi nel poter parlare, nell'esprimere quello che in realtà Lui ha già messo dentro di noi, quello che noi stiamo credendo con tutto il cuore. Quindi non chiedere a Dio unzione, non chiedergli potenza, non chiedergli autorità, non chiedergli fede, chiedigli l'unica cosa di cui hai realmente bisogno: franchezza, quella assoluta sicurezza che quando dici le cose accadono, l'assoluta sicurezza che quello che stai dicendo in realtà è quello che c'è dentro il tuo cuore, la capacità di esprimere con fermezza tutto quello che Dio ha messo dentro di te. Una buona giornata.